L'amore vince tutto e può trionfare su tutto. Con questo slogan si è tenuto presso la sala della Protomoteca del Campidoglio a Roma il convegno nazionale dell'Associazione di Volontariato Onlus e Ti Porto in Africa, fondata e presieduta dal dottore Vincenzo Malamaci, medico chirurgo missionario che da oltre 30 anni opera nei paesi del Centro Africa, Marocco e Tunisia, organizzando 3 viaggi all'anno con visite mediche e distribuzione di farmaci gratuiti nei villaggi più poveri ed abbandonati. Un convegno di grande spessore, patrocinato dal Comune di Roma Capitale e dal Parlamento della Legalità Internazionale, che ha visto susseguirsi prestigiosi relatori coordinati dalla giornalista Rai Mariella Anziano, una rappresentanza degli ambasciatori dei paesi africani accreditati al Quirinale e presso la Santa Sede. Grazie al premio internazionale In Caritate e Servire 2023 dell'Associazione Internazionale Onlus e Ti Porto in Africa, sono state premiate dal dottore Vincenzo Malamaci e dalla dottoressa Filomena Bianco 25 associazioni di volontariato, un meritato riconoscimento per chi, come ha sottolineato lo stesso Malamaci, nel silenzio e con costanza dedica il suo tempo anche ad azioni significative di solidarietà, fratellanza, umanità ed attenzione verso gli ultimi. Un convegno di grande interesse, di profonda sensibilità, con un'aula gremita qui dal Campidoglio. Abbiamo lanciato un messaggio, il messaggio dell'amore che vince su tutto, mettendo al primo posto l'immagine del buon samaritano, che è l'emblema del premio internazionale In Caritate Servire, che ha premiato tante realtà italiane che operano sia sul nostro territorio nazionale che all'estero, anche e soprattutto in Africa. Un modo di mettere al primo posto il gesto di avvicinarsi a chi è in difficoltà, a stare accanto alle persone che nel silenzio non chiedono e quindi rendere prossimo colui che non ha neanche la forza e a volte il coraggio di avvicinare per chiedere. Questa è la bellezza della nostra realtà associativa e siamo felici di averla potuta condividere con tante realtà meravigliose della nostra stupenda Italia. L'Associazione Internazionale Onlus e Ti Porto in Africa ha realizzato un orfanotrofio per 350 bambini in Costa d'Avorio, 25 centri medici con sale parto,
chiesa dedicata a San Giuseppe Moscati. Inoltre ha portato a termine scuole primarie per i bambini poveri, centri medici di primo soccorso, oltre 600 pozzi per l'acqua e segue circa 600 bambini con adozione a distanza e numerosi giovani seminaristi in difficoltà economiche. Periodicamente invia container con beni di prima necessità, ambulanze ed apparecchiature elettromedicali salvavita, oltre a realizzare in loco cooperative di lavoro. Sono molto contento di intervenire in questo convegno che testimonia la vitalità e l'impegno attivo del volontariato missionario italiano in e per l'Africa. Nel corso dell'evento si è collegato anche il vice ministro per gli affari esteri, l'onorevole Edmondo Cirielli, che nel confermare l'impegno di sostegno alle popolazioni in Africa, anche con il piano Mattei, che sarà il risultato dell'Unione, tra le priorità del governo e le strategie di sviluppo dei paesi africani, ha elogiato l'attività di volontariato dell'associazione Io ti porto in Africa. Desidero esprimere il mio apprezzamento per le attività promosse dall'associazione E ti porto in Africa, concentrate nei settori della sicurezza alimentare, della salute e dell'educazione, tutti centrali nel piano Mattei. Si tratta, come dicevo, di ambiti prioritari della cooperazione italiana e di cui siamo costantemente impegnati a combattere, soprattutto per l'insicurezza alimentare e a sostenere il settore rurale che rappresenta molto spesso il cuore delle economie dei paesi africani. La tutela della salute, vero e proprio diritto fondamentale, è un altro nostro tradizionale obiettivo, a beneficio soprattutto dei più vulnerabili, dei bambini e delle donne. Quando tu porti in questi villaggi dove non hanno nessuna possibilità di acquistare un farmaco, di salvare la vita, una fiala di antibiotico, una fiala, tu salvi la vita a un bambino e quei bambini dopo, sapete cosa fanno? A papà Blanc, mi chiamano papà Blanc, vengono con l'ampollina dove c'era l'antibiotico, lo riempiono di terra e mi regalano la loro terra perché dicono: io non ho niente, ti do la mia terra. Allora queste cose ce le dobbiamo dire perché ci rendono migliori, ci fanno capire realmente cosa siamo in questa volata di alito che ci porterà poi alla fine dei nostri giorni per tutti. Ecco, questo ce l'insegna l'Africa, meravigliosamente grande l'Africa.